La termodinamica, lo studio della termodinamica nasce con la rivoluzione industriale. Siamo in Inghilterra nella seconda metà del 600 e nel 700. Per la prima volta viene utilizzato il calore per produrre il lavoro meccanico, cioè il movimento, per esempio, di un pistone all'interno di un cilindro, cioè per fare andare un motore. Vengono quindi costruite le prime macchine termiche che appunto sfruttano il bruciamento di un combustibile, prima il legname, poi il carbone per produrre questo calore e con questo calore si fa vaporizzare dell'acqua liquida e il vapore così prodotto va a spingere il pistone producendo il lavoro e mettendo in movimento degli organi meccanici. Quindi è la prima volta che invece di utilizzare il lavoro muscolare dell'uomo o degli animali viene utilizzato il calore per produrre il movimento degli oggetti. Queste macchine termiche si chiamano infatti macchine a vapore perché utilizzano appunto il vapore. Le macchine termiche funzionano in modo ciclico, non funzionano una sola volta spostando il pistone, ma in realtà funzionano in continuazione, cioè in modo ciclico, producendo lavoro meccanico, assorbendo del calore. Quindi trasferiscono e convertono il calore assorbito in lavoro meccanico. Il vapore è l'attore principale che opera all'interno di una macchina termica, si chiama anche fluido operante. In realtà fluido vuol dire vapore e anche liquido allo stesso tempo, quindi è una parola che tiene conto di tutti e due gli stati della materia, sia liquido che gassoso. L'acqua è il fluido operante che passa dallo stato liquido allo stato di vapore grazie alla vaporizzazione ottenuta con il calore. E poi però ritorna allo stato liquido dopo essere stato raffreddato il vapore. In questo modo ad ogni ciclo la macchina termica produce un lavoro netto perché il vapore spinge il pistone, lo solleva, poi successivamente il vapore viene fatto condensare in acqua liquida, perde pressione e il pistone viene riportato in basso. Il gas è raffreddato, ha meno pressione, quindi la compressione è più facile, meno dispendiosa rispetto alla quantità di lavoro che ha fornito invece il vapore quando ha spinto il pistone verso l'alto. Quindi questo è il funzionamento di un ciclo termico. Si scalda il gas, in realtà si fa vaporizzare l'acqua, si ottiene il vapore caldo ad alta pressione, il vapore spinge il pistone e produce lavoro meccanico. Poi il vapore viene raffreddato, la sua pressione si abbassa. Il vapore d'acqua torna ad essere acqua liquida, quindi il vapore condensa in acqua e il pistone con poca fatica torna in basso. Alla fine del ciclo si è ottenuto un guadagno netto di lavoro perché il lavoro prodotto, compiuto dal vapore ad alta pressione, è molto maggiore del lavoro che è stato speso dall'esterno per comprimere e riportare il pistone in basso. Nei prossimi video vedremo all'applicazione questi principi attraverso alcune animazioni virtuali che mostrano il funzionamento di alcune macchine termiche.